Amici di Gazzetta del Sud, buonasera, siamo a Vibo Valentia dove c'è una gran fila di macchine e di persone per il vaccino qui al Palazzetto dello Sport di Viale della Pace, Complesso Sportivo Giovanni Parisi, Palazzetto dello Sport adibito per la vaccinazione. C'è tantissima gente in fila, tantissime macchine qui su Viale della Pace. Andiamo a vedere un po' quello che sta succedendo, seguiteci. Com'è andata con il vaccino? Non c'è organizzazione per niente. Organizzazione proprio non ce n'è. Dovrebbe dirigere una sola persona e non 7, 8, 10 che ognuno dice una cosa, un'altra, un'altra. Con tutta la buona volontà dei volontari. Allora, no? Siete vaccinati? Sì. Ringraziando a Dio. Ringraziando a Dio. Ma questo siamo è il terzo riuscito. Giorno che vengo io, dopo due rinvii. Perché non c'era. Da dove venite? Da Vibo. Siamo da Vibo, il problema per noi era le metà. Che sta succedendo? Prima di tutto uno schifo all'assemblamento. Secondo, a tutti i politici calabresi fate schifo! Possibile che con una struttura così c'è solo un computer alla fine a registrarci? Ma lei si è già vaccinato? Sì! Ma quanto è stato qua? Ho impiegato più tempo per aspettare la fila a uscire fuori con un computer per una ricevuta e non fare il vaccino. I dottori sono con le mani incrociate e aspettano che si smaltisce la fila. Tutti i politici fate schifo! Com'è andata, signori? Avete fatto il vaccino? Ringraziando a Dio perché questa giornata l'abbiamo superata. Da dove venite? Noi siamo saliti da Vibo Marina, ma c'era la strada interrotta che ci ha dato molto più fastidio. Da Triparno o da Maierato? No, da Maierato. Da Maierato, sì. C'è un bel po' di gente. Sì, abbastanza. C'è stato un po' di... Tre ore all'incirca. Pure quattro. AstraZeneca? Sì, l'AstraZeneca. Ci sono i volontari della Protezione Civile che annunciano col megafono il numero, il turno. Questa è la situazione qui a Vibo Valentia con la gente in attesa dell'AstraZeneca, ci sono i vigili urbani, le forze dell'ordine, i poliziotti, gente in attesa, vediamo, c'è un signore che vuole dire la sua, vediamo un attimo, arriva, girati. Voglio dire soltanto che non è organizzazione, aspetti. Questo è uno schifo, tutti ammassati qua, questa è la distanza che bisogna osservare, non lo so, le forze dell'ordine che fanno, stanno a guardare. Da dove viene? Da Lamezia Terme. Da Lamezia è venuto a fare il vaccino qui? Purtroppo qua. Bisogna tenere un metro e mezzo di distanza l'uno dell'altro. Allora, non siete ragazzini! Non siete ragazzini, tenete le distanze! Per farlo osservare, chi c'è? Lo dice solamente adesso che vi ha visto che siete arrivati voi. Noi siamo qua dalle 3 e ci hanno detto che quelli che dovevano fare la prima dose di Pfizer è finito e se ne potevano andare a casa. Quindi dove viene? Da Lamezia, da Nicastro. Noi abbiamo un centro là e ci mandano qua. Non sappiamo cosa dobbiamo fare, quando dobbiamo tornare e le prenotazioni come vanno a finire. Questa è l'Italia. No, ecco qui l'ingresso del palazzetto dello sport di Vibo e come vedete ci sono assembramenti anche qui perché la gente si è accomodata sulle transenne, sta aspettando. Vediamo un attimo. Dopo la quarta volta che mi hanno chiamato. E da dove arriva? Da Vibo Marina. E adesso quarta... è la quarta volta? Sì. Rinviato quattro volte. Come mai? Che ne so, glielo spiego a loro. Dovevo venire il 14, poi giovedì, poi domenica e adesso oggi. Nocera della Protezione Civile Augustus, sta andando avanti la campagna vaccinale, però fuori sempre i soliti problemi. Sì, oggi abbiamo avuto un problema in particolare perché nei giorni scorsi c'è stata... praticamente un rinvio di prenotazioni per mancanza di vaccino, di vaccino Pfizer nello specifico, e quindi si sono sovrapposte le prenotazioni di martedì e mercoledì, chiaramente nella giornata di oggi. Questo ha creato un po' di caos, ma adesso l'abbiamo, anche con l'aiuto delle forze dell'ordine, l'abbiamo diradato questo assembramento che c'era e siamo ripartiti completamente, anche che le dosi sono arrivate e quindi riusciamo a garantire le seconde dosi a tutti. Siamo con una dottoressa qui. Come sta andando la campagna di vaccinazione? È un momento, un attimo di riposo? Sì, stiamo aspettando l'accettazione. Ricevere tutte queste persone? No, no, queste persone stanno facendo la fila per ricevere il certificato. Si sono già vaccinate, hanno fatto la dose di vaccino e stanno aspettando per la vaccinazione. E noi invece stiamo aspettando l'accettazione. Si sono già vaccinate e stanno aspettando per la vaccinazione? No, si sono già vaccinati, stanno aspettando per fare la registrazione, completare la registrazione e avere il certificato che si sono vaccinati e quindi hanno completato la vaccinazione oggi. Fino a che ora andrete avanti? Fino a quando? Oltranza. Sì, fino a quando c'è... Dosi Pfizer finite? No, le dosi Pfizer le stiamo riservando a chi ha effettuato la prima dose di vaccino e quindi dopo 21 giorni deve fare la seconda dose.
perché è importante conservare le dosi per chi ha effettuato già la prima dose di vaccino. Ok? Per quanto riguarda il resto, ci sono altre dosi, tra cui AstraZeneca, da fare per chi non ha appunto patologie e può tranquillamente farlo. Vi facciamo sentire anche adesso la voce di chi sta aspettando qui di vaccinarsi. Da quanto tempo siete in attesa? Mezz'ora. Solo mezz'ora. Da dove? Da dove viene? Cosenza. Cosenza. Come mai qui a Vibo? Dovevo fare altre cose a Vibo Marina. Cosa ho notato fuori? Assembramenti, confusione? Dove? Fuori. Fuori c'era una bolgia, perché dice che hanno avuto problemi stamattina. Signora, lei da dove arriva? Da Cosenza. Da Cosenza pure la signora. Prenotata tramite la piattaforma Poste Italiane della Regione Calabria come persona fragile. Non so se avete visto fuori l'accozzaglia. Mi hanno detto che probabilmente non potrò fare il vaccino. Io non posso scegliere AstraZeneca perché ho problemi di salute. Me ne torno a casa senza essere vaccinata e probabilmente col Covid, grazie al servizio d'ordine che c'è qua fuori. Grazie. Lei, scusi, mi sta dicendo che è in attesa ma non sa ancora se si vaccinerà. Fuori hanno detto che c'è soltanto AstraZeneca. Lei AstraZeneca non lo farà? Per patologie non posso farlo. Quindi aspetta per sperare che ci sia una dose di Pfizer. Altrimenti andrà via. Io ho 50 anni, sono prenotata tramite piattaforma per patologia, non per età, diversamente non potrei farlo. Vengo da Cosenza e probabilmente me ne vado ammalata, perché le distanze all'ingresso non sono rispettate.